Siamo, come dire, a 15 giorni dal 25 settembre, da questa sfida, da questa competizione elettorale importantissima. E quindi ora la campagna elettorale entrerà nel vivo. Ci sono tanti problemi su cui appunto gli elettori, le elettrici pretendono correttamente, giustamente delle risposte. Il primo problema è il caro bollette e l'inflazione. Chi lavora è povero, figuriamoci chi non lavora. E alle mie spalle vedete dove mi trovo. Quest'area dove una volta c'erano le fabbriche, le aziende, oggi c'è la disoccupazione. E quindi, come dire, vanno confermate tutta una serie di politiche di sostegno alla povertà. Il reddito di cittadinanza è una misura come dire, ci ha consentito con la crisi della pandemia di andare avanti. Ma poi abbiamo un altro grande problema, che è quello dell'immigrazione dei giovani. Quindi il problema dei giovani vuol dire problema di riuscire a tenerli qui, perché stanno immigrando, ci stanno lasciando, oppure frequentano queste strade del crimine. Quindi una battaglia contro la dispersione scolastica. E per la formazione dobbiamo fermare l'emorragia dell'emigrazione. Poi c'è l'autonomia differenziata, che è un'altra questione fondamentale, che non è una questione teorica, è perché ci sono questi governatori del nord, questa destra che vuole l'autonomia differenziata. Il sud morirebbe, quello che vedete alle mie spalle morirebbe con l'autonomia differenziata. Noi abbiamo bisogno, come dire, di ridurre le diseguaglianze, cioè che senza il Mezzogiorno non c'è ripresa per il paese Italia. Tutte queste questioni qui hanno anche un'altra delle questioni che, detto francamente, non avverto in questa campagna elettorale, ed è il tema della lotta alla camorra, alla criminalità organizzata, perché non c'è sviluppo. Non c'è lavoro, non c'è occupazione, non ci sono diritti fino a quando questo potere della camorra avrà ancora, come dire, spazio sui nostri territori. La camorra si chiama camorra perché si relaziona con la politica, con gli affari, con l'economia e con la finanza. Oggi sappiamo che l'ex sindaca di un comune sciolto per mafia si è candidata per la destra in questo collegio uninominale. Da una parte lei, dall'altra parte ci sono io. Scegliete me.